26 settembre. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceve la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. Giacomo 1, verso 12. Sopportare le prove. Tutti sono capaci di guidare un'auto su una strada dritta in pianura, ma pochi riescono a farlo nei tornanti della montagna. Molti si improvvisano marinai della domenica, ma ben pochi riescono a superare le improvvise tempeste. Dio a volte permette le prove e quando ciò accade vuol dire che c'è bisogno in quel momento di uno scossone, di un richiamo per evitarci catastrofi peggiori. Non sappiamo il perché di tante cose, ma se abbiamo fiducia in Dio siamo pronti a dire che tutto coopera al bene di chi lo ama. E accettiamo con serenità ciò che Egli ha stabilito per noi. Le prove non servono a Dio per metterci in difficoltà, ma solo per dimostrare a noi stessi quanto lo amiamo. Dio sa ogni cosa. Voglia Dio darci quella pace e quella serenità per superare le piccole e le grandi difficoltà della vita, sapendo che alla fine otterremo quel premio che è preparato per noi. Dio ci ama, anche se a volte prendiamo i suoi no come dei momenti negativi per la nostra vita. Ma poi, se guardiamo indietro, ci accorgiamo che quelle sono state le nostre giornate migliori, perché ci hanno avvicinato di più a Dio.